Buonasera a tutti e benvenuti ad una nuova puntata del Medio Oriente dintorni Show. Finiamo la nostra settimana dedicata alle montagne con un'ultima grande vetta. Questa onestamente è stata la prima che volevo mettere, la prima, diciamo, per la quale bisogna per forza fare un podcast e, mi spiace dirlo, lo dico fin da adesso, quella per la quale sono rimasto più deluso. Attenzione, non in termini di bellezza, non in termini, in termini di spettacolarità, ma più in quanto a leggende locali, perché oggi appunto vi parliamo di Kilimangiaro e io onestamente quando diciamo, mi è capitata l'occasione, l'opportunità di fare un articolo di questo genere, mi aspettavo onestamente di incontrare 2 milioni di leggende diverse, di divinità strane, particolari, di usanze, costumi, cose di questo tipo legate alla montagna e legate al suo legame ancestrale. D'altronde, Kilimangiaro è una sorta di vulcano, non una sorta, è un vulcano che nasce dalla savana. E che non ha niente intorno. Cioè, fino ad adesso vi ho parlato comunque anche di vulcani, perché l'Elbrus è un vulcano comunque, ma comunque diciamo di rocce, di montagne, di monti, di vette, che sono però circondate da qualcosa. Naturalmente il K2 e il Tubkal più di tutti forse, però in generale tutte queste montagne, anche l'Ararat e anche l'Elbrus, sono comunque circondate da una catena montuosa, cioè tu puoi andare a ricostruire che catena montuosa è, quali sono le altre montagne, poi queste sono sicuramente le più alte di quelle catene, però comunque diciamo ha qualcosa intorno, mentre il Kilimangiaro mi ha sempre affascinato proprio perché è una montagna nel niente, nel nulla, è questa piana normale, deserta dove pensi di essere in Africa, perché sei in Africa appunto, quindi vedi, non so, gli elefanti, le zebre, gli gnu, tutto quello che vuoi vedere, e poi a un certo punto ti giri e c'è questa cosa che parte dalla savana, cresce, 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 diventa così alta che il suo picco ha i ghiacci eterni. Cioè, per me questa è proprio la roba più spettacolare di tutto. La cosa ancora più spettacolare sarebbe se solo ed esclusivamente se questa montagna fosse tipo nel deserto. E allora tu vedi proprio il caldo più assoluto, eccetera, con poi il ghiaccio, quello lì era proprio il massimo. Però diciamo che già così, il fatto che tu appunto, mentre stai salendo sul Kilimangiaro, trovi le giraffe e appena arrivi invece magari trovi, non so, un'aquila, eccetera, che sta lì perché appunto è l'unico posto dove appunto può rimanere, beh, delle cose onestamente spettacolari, cioè se avessi l'occasione di scalare una sola montagna tutta la mia vita, questa sceglierei sicuramente, ma senza nemmeno il minimo dubbio. Fatto sta che dicevo, sono rimasto un po' deluso per quanto riguarda le leggende, le storie che vi ruotano attorno, perché ve lo dico già ora, anche perché siamo a 4 minuti di podcast in questo momento, il tempo è volato. Non ho trovato tutte queste grandi leggende, ho trovato un libro dentro al cui potrebbero essere contenute, ma viene 70 euro un libro, tipo, quindi sicuramente diciamo, più avanti verrà acquistato, però non so ancora quando, e questo onestamente mi ha dato molto fastidio perché avrei voluto invece concentrarmi più su un aspetto etnografico, però è anche interessante andare a vedere le informazioni che vengono riportate e nel caso del Kilimangiaro è tutto molto legato al suo impatto, al suo ruolo che ha avuto con le popolazioni in realtà non africane, bensì occidentali. Perché questa montagna fu nota fin agli boh, i greci furono i primi a parlare di questa montagna addirittura. Stiamo parlando di Eschilo, di Erodoto, di Tolomeo, cioè proprio dell'antica Grecia e tutto. Chissà quale poteva mai essere la Grecia, se no.
Fatto sta che ne parlarono sempre, diciamo, come queste montagne leggendarie, perché con dei legami con la luna, addirittura delle cose molto spettacolari e tutto. Va detto che però, appunto, quando loro ne parlarono non si ebbe mai la certezza assoluta che fossero proprio, cioè che fosse proprio il Monte Kenya, e cioè, scusate, il Monte Kilimangiaro rispetto appunto al Monte Kenya o ad altre montagne che vi sono intorno. Perché, per chi non lo sapesse, diciamo dalle piane etiopi, penso, ci sono queste montagne della Luna, le cui leggenda e penso anche la realtà non sono preparato su questo argomento. Fatto sta, le montagne della Luna è da dove nasce il Nilo, quindi si sapeva che comunque in Africa c'erano comunque delle montagne. Certo, Kilimangiaro comunque colpì moltissimo e quindi fin da allora, diciamo, si citò di questa montagna un po' particolare, però erano più che altro racconti di marinai, racconti diciamo di altri, di esterni, e non nessuno di questi storici, nessuno di questi geografi che ne scrisse lo vide mai, e quindi è un po' complicato. Fatto sta che le cose cambiarono più avanti, attorno al 1500, quando Martín Fernández de Enciso scrisse nella sua Summa de Geografia tutto quello che è appunto. Lo descrisse per la prima volta, parlò di questa montagna simile all'Olimpo che aveva incontrato a ovest di Mombasa e che lo aveva da quel momento in poi rapito e colpito moltissimo. Non si fa ancora accenno al nome Kilimangiaro, però per le indicazioni geografiche e per come lui descrive il monte è sicuramente il monte Kilimangiaro. Il primo a citarlo proprio apertamente sarà invece Johannes Rebmann, un nome tedesco per una storia, quella legata al Kilimangiaro, che assume stranamente tinte teutoniche. Questo perché la regione, fin dal 1800, comunque aveva interessato sempre di più traffici tedeschi. Non chiedetemi perché, perché mi sono concentrato sulla montagna in particolare, ma sarà sicuramente, cioè, qualcosa che voglio scoprire di più perché non se ne parla mai di fatto delle colonie tedesche, invece mi piacerebbe saperne qualcosina in più. Fatto sta, si erano iniziati a interessare dell'area già da quell'epoca. Dal 1861 inizieranno a tentare di scalare questo monte, di scalare il Kilimangiaro, ma comunque diciamo. La presenza di questo popolo legata al Monte Kilimangiaro si farà sempre più forte man mano che passeranno gli anni. Addirittura i tedeschi saranno anche i primi nel 1889 a riuscire a scalare la montagna. All'epoca, tra l'altro, la montagna era sotto il territorio tedesco dell'Africa orientale tedesca, che era questa colonia formatasi nel 1884, e appunto, come vi dicevo, nel 1889, quindi 5 anni dopo, il tedesco Hans Meyer e l'austriaco Ludwig Purtscheller, non so esattamente come si pronuncia, furono i primi a scalare questa incredibile montagna, dandogli il nome appunto di Kaiser Wilhelm Spitz, ovvero picco di Kaiser Wilhelm, il nome che rimase fino a. In realtà, agli anni 60, quando fu definitivamente cambiato, anche se va detto che da quando i tedeschi non abitarono più questi luoghi, piano piano comunque si tenderà ad eliminare, anche perché fortunatamente la presenza della colonia tedesca durò una quarantina d'anni, quindi non abbastanza da fare danni irreparabili, danni irreversibili, e anche da questo punto di vista del nome. Fu ottimo perché adesso si chiama Uhuru, che invece in Swahili significa libertà. Arriviamo adesso però alla cosa che vi ho già detto, stradetto e ridetto, ma la vera particolarità quindi del Kilimangiaro, oltre al fatto che è un vulcano, come abbiamo detto, oltre a tanti aspetti diversi, la particolarità sta nella prominenza. Prominenza è sostanzialmente quanto, da dove inizia la montagna. Cioè, se la montagna inizia effettivamente da piano terra, dal livello del mare, o se la montagna inizia un po' più in alto. La prominenza del Monte Kilimangiaro è una delle più alte al mondo, naturalmente, proprio perché, come vi dicevo prima, non è una catena montuosa, è un monte singolo e basta. C'è effettivamente un monte vicino, ma
È molto simile paradossalmente al Kilimangiaro, quindi un'altra montagna da sola, abbandonata, più bassa del Kilimangiaro, ma comunque diciamo ha le stesse caratteristiche e non forma catena montuosa. Questo fatto dell'essere di avere questa enorme prominenza è molto importante e molto interessante proprio perché permette all'osservatore di assistere veramente a tutti i microclimi, a tutta la natura possibile della Terra. Perché, come vi dicevo, si parte dal livello della savana, dove appunto ci sono i leoni, gli elefanti, le gazzelle, tutto quello che volete, poi si sale e l'ambiente cambia e si inizia, diciamo, a essere più in montagna, iniziano ad esserci delle piante adatte a climi un po' più rigidi, ad esserci animali meno esotici, se così vogliamo dire, meno comunque legati all'ambiente della savana, si sale ancora di più e si arriva nell'altopiano, che tra l'altro, a quanto ho capito, è l'altopiano, uno degli altopiani più alti in assoluto dell'Africa e per una particolare caratteristica è il più alto, il più grande, scusate. Poi si sale ancora e naturalmente nel momento in cui tu sali con i ghiacci eterni, eccetera, l'ambiente cambia ancora una volta, diventando qualcosa di assolutamente più simile a i classici terreni nostri, quindi quello che potresti trovare magari sulle Alpi o cose di questo genere. Naturalmente la forma è diversa, la struttura è diversa, però quella è più o meno la natura del paesaggio. E questo, come vi dicevo, dal mio punto di vista lo rende veramente interessante, veramente particolare, anche se va detto non è la montagna con la maggiore prominenza in assoluta, ma da un punto di vista estetico può sembrare proprio perché appunto i suoi dintorni sono non pianeggianti di più, cioè proprio sei a livello della terra. E niente, spero vi sia interessato. Questo onestamente l'ho già detto all'inizio, speravo di farlo in una maniera diversa, volevo per forza comunque parlare del Kilimangiaro e questo era il modo più efficace, più comodo, più giusto anche secondo me. E niente. Sicuramente in futuro mi concentrerò anche sui vari popoli legati appunto ai suoi dintorni, eccetera. Sicuramente poi ritornerà d'attualità quando vi parlerò invece del Monte Kenya, perché abbiamo questo libro di Jomo Kenyatta, che è stato il fondatore del Kenya, che appunto si chiama Facing Mount Kenya, quindi sicuramente ritornerà in voga, tornerà in auge su questo sito. Niente, spero di non avervi annoiato, spero di avervi interessato. Noi ci vediamo settimana prossima, no, che è settimana prossima? Noi ci vediamo domani con una sorta di recap, non so come dire, cioè vi parlerò un po' più o meno del perché è stata scelta le montagne, che cosa abbiamo imparato, se, a conclusione della lezione, cosa abbiamo imparato quest'oggi, che le montagne sono alte, queste cose qua. Spero che vi interesserà. Vi farò anche una mini preview di quello che avverrà settimana prossima, che sarà una settimana maggiormente invece dedicata a feste e consumismo, assolutamente, al consumismo proprio più becero, a cosa comprare, a quali libri, a quali film, a dove dovreste andare a Natale, proprio consumismo bestiale, perché tanto siamo vicini a Natale, a noi piace così, se c'è un momento nel quale si possono fare delle liste per gli acquisti, è questa. Seguiteci su Facebook, Instagram, YouTube, Spotify, sul nostro sito, su Twitter, su Telegram. Chi più ne ha più ne metta? Sì, è già no, chi più ne ha più ne metta. Ogni giorno, appunto, contenuti nuovi, quelli là, basta, seguiteci, quello è già la nostra cosa finale. Inutile che aggiungiamo altro, solo per farvi perdere un minuto in più. Dai, alla prossima.